Il primo provvedimento anti-Covid è arrivato un anno fa, il 30 gennaio 2020, il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha annunciato la sospensione dei voli da e per la Cina. Da allora si sono succeduti decreti e norme che hanno condizionato le attività d'impresa, ridotto la mobilità dei cittadini e tentato di ammortizzare gli effetti sanitari ed economici della pandemia. I decreti governo e Parlamento, dichiara il Ministero delle Finanze. Hanno messo in campo oltre 108 miliardi di euro in termini di indebitamento netto. Il primo provvedimento economico è stato il decreto Cura Italia, con aiuti a famiglie e imprese per 20 miliardi. Poche settimane dopo è arrivato il decreto Liquidità, concentrato sui prestiti e su misure per favorire le esigenze di aziende e cittadini. A maggio è stato varato il decreto Rilancio. Che con un valore complessivo di 55 miliardi è stato il più corposo intervento dell'anno. Due punti ha prolungato e ampliato le misure individuate dai due precedenti decreti. Il decreto agosto ha mosso altri 25 miliardi. L'impalcatura di sostegno nel corso della seconda ondata si è poi retta sui quattro decreti ristori, per complessivi 18 miliardi di euro che hanno incluso contributi a fondo perduto, sospensione e riduzioni di imposte, contributi e versamenti e nuove settimane di cassa integrazione. Destinate alle categorie più colpite dalle nuove restrizioni, sanità il governo ha mobilitato circa 9,5 miliardi, metà della cifra è stata diretta verso due voci di spesa, il rifinanziamento del Fondo Emergenze Nazionali per 3,73 miliardi. Il riordino della rete ospedaliera per fronteggiare l'emergenza. Con 1,4 miliardi di euro. Sono stati creati 3500 nuovi posti letto in terapia intensiva e riqualificati 4225 nuovi posti letto di area semi intensiva. Le assunzioni in ambito sanitario sono state 20.000. Lavoro con i vari decreti anti-covid. Il governo ha stanziato complessivamente circa 35 miliardi per sostenere il lavoro. Il decreto cedura Italia ha esteso la cassa integrazione in deroga per l'intero territorio Nazionale, per tutti i dipendenti, di tutti i settori produttivi, con uno stanziamento complessivo di 4 miliardi di euro, sono stati sospesi i licenziamenti e, con il decreto agosto, prolungati i termini dei contratti a tempo determinato. Sono poi introdotti indennizi, tra i quali i 600 euro per 5 milioni di persone a marzo e aprile. E mille euro per le partite IVA, che avessero perso un terzo del fatturato rispetto all'anno precedente. Liquidità e fisco è stato semplificato l'accesso alla liquidità per famiglie, imprese e denti locali. Il governo ha predisposto un piano da oltre 750 miliardi. L'intervento primario riguarda le moratorie per i finanziamenti delle PMI e il programma Garanzia Italia gestito da Sace. A regioni e denti locali sono stati forniti 12 miliardi. A livello fiscale sono stati varati sospensioni, proroghe e rinvii. Cancellazione e riduzione di imposte, incentivi e ristori a fondo. Perduto, sostegno alla patrimonializzazione e agevolazioni per i settori più colpiti. Famiglie tra bonus e fiscali. Le famiglie hanno avuto accesso a una serie di agevolazioni. Il bonus babysitting ha messo nelle mani dei genitori un voucher fino a 1200 euro. I congedi parentali sono stati ampliati, con una retribuzione garantita del 50%. Il decreto agosto ha destinato un miliardo di euro nel biennio per incrementare le risorse. Già ampliate con il decreto rilancio del Fondo per le esigenze di edilizia scolastica, sono stati rafforzati i permessi della ex legge 104 ed è stato varato un reddito d'emergenza per famiglie con componenti con disabilità, alla voce sostegni fiscali, sono stati differiti i versamenti di ritenuti, tributi e contributi, sospesi i pignoramenti su stipendi e pensioni, tra i bonus più utilizzati. Il credito d'imposta sulle vacanze e il super bonus edilizio al 110%. Estesa per nove mesi l'operatività del Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa anche ai lavoratori autonomi. E ai liberi professionisti che abbiano subito un calo del fatturato superiore al 33% per cento. Imprese il governo ha previsto interventi straordinari a sostegno delle imprese italiane. Il Cedura Italia è stato il primo intervento. Seguito da liquidità, rilancio e ristori, sono stati cancellati il versamento del saldo IRAP 2019 e la prima rata IRAP a conto 2020, erogate risorse a fondo perduto proporzionati alle perdite, per imprese e autonomi con un fatturato annuo sotto i 5 milioni. Gli imprenditori e professionisti hanno avuto accesso a un credito d'imposta del 60% sulle spese per le sanificazioni, i dispositivi, di protezione e per gli affetti. Il piano cashless ha incoraggiato i pagamenti elettronici. Altre agevolazioni hanno sostenuto i settori più colpiti. Come l'esenzione dall'imposta municipale propria IMU per il turismo e l'esonero di TOSAP e COSAP per la ristorazione. Il presente materiale di marketing è emesso da PICTE Asset Management, Europe, S. A esso non è indirizzato a, e non è concepito per la distribuzione a o l'utilizzo da parte di, qualsiasi persona o entità avente cittadinanza, residenza o ubicazione in qualsiasi località, stato, paese o giurisdizione in cui tale distribuzione, pubblicazione, messa a disposizione o utilizzo sono in contrasto con norme di legge o regolamentari. Prima di effettuare qualsiasi investimento, è necessario leggere l'ultimo prospetto del fondo, del modello precontrattuale se applicabile, del documento contenente le informazioni chiave, il bilancio annuale e la relazione semestrale. Questi documenti sono disponibili gratuitamente in inglese sul sito www.assetmanagement.pict o in forma cartacea presso Pictet Asset Management, Europe, SA, 6B. Rudufort Niedergrenod, L2226 Lussemburgo, o presso l'ufficio dell'agente locale, del distributore o dell'eventuale agente. Di centralizzazione del fondo. Il documento contenente le informazioni chiave è disponibile anche nella lingua locale di ciascun paese in cui il comparto è registrato. Il prospetto, il modello precontrattuale se applicabile, nonché il bilancio annuale e la relazione semestrale possono essere consultati anche in altre lingue. Si rimanda al sito web per le altre lingue disponibili. Solo la versione più recente di tali documenti è affidabile per prendere le decisioni di investimento. La sintesi dei diritti degli investitori, in inglese e nelle diverse lingue del nostro sito web, è disponibile qui su www.assetmanagement.picta Nella sezione risorse a piedi pagina, l'elenco dei paesi in cui il fondo è registrato può essere ottenuto in qualsiasi momento presso Pictet Asset Management Europe. S. A. Che può decidere di risolvere gli accordi presi per la commercializzazione del fondo o di comparti del fondo in ogni singolo paese. Le informazioni e i dati contenuti nel presente documento non costituiscono una offerta o una sollecitazione per l'acquisto, la vendita o la sottoscrizione di titoli o altri strumenti o servizi finanziari. Tutte le informazioni. Le opinioni e le stime qui contenute riflettono un giudizio espresso al momento della pubblicazione e sono, suscettibili di modifica senza preavviso, la società di gestione non ha preso alcuna misura atta a garantire che i fondi indicati nel presente documento siano adeguati per un particolare tipo di investitore. Il presente documento non deve pertanto sostituire un giudizio indipendente. Il trattamento fiscale dipende dalla situazione personale dell'investitore e può subire modifiche nel tempo, prima di prendere qualsiasi decisione di investimento. Si raccomanda all'investitore di verificarne la proprietezza tenendo conto in particolare della propria conoscenza ed esperienza in materia finanziaria, dei propri obiettivi di investimento e della propria situazione finanziaria ricorrendo ove necessario a una consulenza professionale specifica, il valore dei titoli o degli strumenti finanziari menzionati nel presente documento, e il reddito che ne deriva, possono tanto aumentare quanto diminuire e vi è la possibilità che l'investitore non ottenga in restituzione l'intero capitale originariamente investito. Le presenti linee guida per gli investimenti sono linee guida interne soggette a cambiamento in qualsiasi momento e senza preavviso. Nei limiti del prospetto del fondo, gli strumenti finanziari menzionati vengono indicati unicamente per finalità illustrative e non devono essere considerati come una offerta diretta. Una raccomandazione di investimento o una consulenza per gli investimenti. Il riferimento a un titolo specifico non costituisce una raccomandazione per l'acquisto o la vendita dello stesso. Le allocazioni effettive sono soggette a cambiamenti e potrebbero essere cambiate della data del materiale di marketing. Le performance del passato non sono indicative e non costituiscono una garanzia dei rendimenti futuri. I dati relativi alla performance non comprendono le commissioni e gli altri oneri addebitati al momento della sottoscrizione o del rimborso delle quote o azioni. Tutti i dati dell'indice qui riportati restano di proprietà del fornitore dei dati. Le note legali del fornitore dei dati sono disponibili su Asset Management. PICTE nella sezione risorse a piedi pagina. Il presente documento è una comunicazione di marketing emessa da PICTE Asset Management e non rientra nel campo di applicazione dei requisiti MIFID 2 MIFIR specificamente collegati alla ricerca per gli investimenti. Questo materiale non contiene informazioni sufficienti per supportare una decisione di investimento e non deve costituire la base per valutare i meriti di un investimento in qualsiasi prodotto o servizio offerto o distribuito da Picte Asset Management. Picte non ha acquisito i diritti o l'autorizzazione per riprodurre i marchi commerciali, i logo o le immagini riportate in questo documento, a parte il suo diritto di utilizzare i marchi commerciali del gruppo Picte, unicamente per finalità illustrative.